I diamanti si troveranno nella camera blindata di Buckingham, situata nel livello più basso e sicuro della torre, accanto ai gioielli della corona. La serratura è delle più sofisticate. La chiave la porta sempre addosso. Il corridoio che conduce lì dentro ha delle trappole. Oh, bene, è semplice. Posso tentarvi con un po' di pane e formaggio se... Non avete finito la vostra riunione, deduco. Vi chiedo scusa, sono il solito spreco di spazio. Poi diventa ancora peggio, molto peggio. Dobbiamo superare 3 mura di pietra e un fossato. Ci sono circa 200 soldati ben addestrati per non farsi derubare. Dato che Buckingham sa sicuramente che arriveremo, grazie a Milady, quel numero sarà sicuramente già aumentato. E perché non possiamo dire a Buckingham che Milady trama contro di lui? Perché non ci crederebbe. Perché dovrebbe? Siamo suoi nemici giurati. Inoltre, Milady avrà preso le sue precauzioni. Athos sta arrivando. Ditemi, secondo voi che cosa cerca? Che importanza ha? Qualsiasi cosa sia, è una scusa bella e buona. Vuole vendicarsi di Venezia. Vuole me. E vuole voi. Allora dovremmo essere pronti ad accoglierlo. Non è vero? Non possiamo superarli nelle armi, ma possiamo superarli nell'ingegno. Sarà naturalmente incline alla diversione e all'inganno. Sa che lo stiamo aspettando, ma questo non fa che alzare la posta in gioco. Lei ci conosce. Conosce il nostro aspetto, come ci muoviamo, come pensiamo. Dividerà le forze, squadre indipendenti ciascuna, con il proprio punto d'ingresso per accrescere le probabilità. Noi siamo in 4. Perciò useremo... Siamo in 5, veramente, qui dentro. Sì. Lui è un nuotatore provetto. Si muoverà attraverso l'acqua passando dalla porta dei traditori. Aramis conterà senz'altro sull'agilità e sull'essere furtivo. Controllate ogni torre, ogni tetto. Porthos, d'altra parte, impiegherà la forza bruta. Uno dei suoi metodi preferiti è farsi catturare dagli avversari. Una buona ragione in più per non catturarli vivi. Un'altra cosa. Potrebbero tentare di far nascere la discordia fra noi due, dichiarando di avere informazioni segrete riguardo qualche complotto per metterci l'uno contro l'altra, come per esempio che io faccio il doppio gioco e lavoro per il cardinale, o che voi state cercando di sbarazzarvi di me. Vi assicuro che nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Sebbene... immagino che dovrei... perquisirvi per cercare armi nascoste. Ecco come si fa. Ed è quello che lei si aspetta. E noi faremo quello che non si aspetta. Agiremo alla luce del sole, un uomo nascosto in pieno giorno. Con tutti quei soldati di rinforzo ci saranno molte facce nuove e sarà la loro debolezza. E tu, D'Artagnan, tu sei il nostro asso. E noi saremo le esche. Cercheremo di creare un diversivo. Li terremo occupati, li terremo lontani da te il più possibile, ma alla fine dipende da te. Volevi essere un moschettiere? Volevi servire la Francia? Questa è la tua occasione.